Ieri abbiamo avuto un incontro con i commissari giudiziali che seguono la procedura concordataria di GIGAP. Un incontro che definirei proficuo. Proficuo perché i commissari, nello illustrarci le due proposte dei due competitor, Like Sicilia e Ergon, il consorzio Ergon, ci hanno rappresentato come effettivamente le due aziende abbiano seguito nel formulare le loro proposte le indicazioni, le linee guida che erano state fornite dal Tribunale. Questo naturalmente ci ha rassicurati perché tenevano dentro il mantenimento dei livelli occupazionali, che era la principale richiesta fatta dalle organizzazioni sindacali. Leggiamo però di subaffitti, leggiamo di terziarizzazioni. Questo ci preoccupa particolarmente, anche perché ci chiediamo: ma se per qualche azienda fino a qualche settimana fa esistevano 110 esuberi, oggi si intende dire che questi 110 esuberi non esistono più e quindi non sono mai esistiti? Oppure ci propongono di abbassare, ci proporranno di abbassare il costo del lavoro non riducendo il numero di lavoratori, ma provando a fare delle deroghe in un eventuale passaggio da azienda A a azienda B nel cosiddetto articolo 47? Delle deroghe sulle condizioni di lavoro dei lavoratori, sui redditi dei lavoratori. Ecco, su tutto questo noi non siamo d'accordo, non siamo intenzionati né a concedere deroghe, né potremo dare mai un parere favorevole rispetto a terziarizzazioni e subaffitti. La rete vendita deve restare unita, i lavoratori devono mantenere gli stessi patti e le stesse condizioni che hanno adesso, le stesse condizioni di lavoro che hanno adesso, e quindi se la linea guida del Tribunale indica che la rete vendita non va spezzettata, il subaffitto e la terziarizzazione sono far entrare dalla finestra quello che non è potuto entrare dalla porta, per dirla così giocosamente. E la stessa cosa vale per le deroghe. Se i lavoratori devono essere mantenuti tutti alle stesse condizioni, bisogna tutelare i livelli occupazionali e quindi naturalmente gli inquadramenti contrattuali. Non si può far entrare dalla finestra quello che non è entrato dalla porta, dicendo che poi saranno necessarie delle deroghe. Noi non ci stiamo.